Grazie Presidente. Allora, sono d'accordo con le parole del consigliere Corsetti nella misura in cui ringrazia il Presidente della Commissione Sport. Ed è da qui proprio che voglio cominciare perché il Presidente della Commissione Sport ha fatto veramente un lavoro encomiabile, ha fatto un lavoro straordinario in tutto questo periodo. Perché, come in tanti argomenti che noi stiamo trattando in questa città, dobbiamo costruire qualcosa dalle macerie del passato. E ricostruire dalle macerie del passato di certo non è facile. È un po' come avere una matassa tutta intrigata e devi trovare il bandolo della matassa per poter sciogliere il filo e poi poter fare un lavoro fatto per bene. Questi non sono lavori brevi, sono lavori lunghi. Per questo motivo ci vogliono anche degli anni e sono quelli che l'anno e mezzo che noi ci abbiamo messo in questo periodo per poter fare questo lavoro. Di certo risulta strano che si dica che i bandi è una possibilità da utilizzare. Che è stata utilizzata anche in passato. In realtà non sono stati utilizzati nel passato, c'era la possibilità di farlo, però la politica doveva dare un indirizzo agli uffici per farli. Peccato che non li hanno fatti, tutto lì. Questa è soltanto la piccola differenza e trovo sicuramente singolare il fatto che si possa eccepire che un testo presentato all'inizio possa avere 57 emendamenti quando l'amministrazione precedente ha presentato un testo in commissione che è stato bocciato dagli stessi consiglieri della maggioranza. Di certo da questo non possiamo trarre delle lezioni da chi ha percorso questa strada. Lo sport è un punto centrale per questa città e questo straordinario lavoro fatto fino adesso deve essere il punto dal quale farlo ripartire per il bene della città. E per il bene di tutti quelli che nello sport ci lavorano. Grazie.